Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 30 novembre, ricordiamo Sant'Andrea Apostolo. Ascoltiamo. Andrea, fratello di Simon Pietro, è colui a cui spetta il titolo di primo chiamato dal Signore Gesù. Il Vangelo di Giovanni annota l'ora, le 4 del pomeriggio, del suo primo incontro e primo appuntamento con Gesù. Fu poi Andrea a comunicare al fratello Pietro la scoperta del Messia e a condurlo in fretta da lui. Gli episodi evangelici che fanno esplicita menzione di Andrea non sono molti, tuttavia il suo nome appare sempre nel primo gruppo nell'elenco degli Apostoli. L'ultima apparizione nella Sacra Scrittura si trova negli Atti, dove è menzionato tra gli Apostoli nel Cenacolo dopo l'Ascensione. Sul prosieguo della sua vita non si hanno certezze, ma solo alcune testimonianze letterarie. Emerge come Sant'Andrea svolse il suo apostolato in Europa orientale. Il martirologio romano riferisce che il santo venne arrestato a Patrasso, fu prima rinchiuso in prigione, quindi flagellato e quindi appeso in croce. Giunto in quella città della Caia, convertì molte persone e non esitò a riprendere coraggiosamente il proconsole Egea, che resisteva alla predicazione evangelica. Messo in prigione, la folla numerosa provò a liberarlo, ma Andrea scongiurò di non impedirgli di giungere alla corona del martirio. Poco dopo, condotto davanti al tribunale, Andrea continuava ad esaltare il mistero della croce e rimproverava ancora al proconsole la sua impietà. Egea, esasperato, ordinò che lo si mettesse in croce. Fu dunque infisso alla croce, sulla quale rimase vivo per 3 giorni, senza cessar di predicare la fede di Gesù Cristo, e passò così a colui del quale si era augurato di imitare la morte. Andrea morì il 30 novembre del 64 d.C. Il suo corpo venne trasferito a Costantinopoli dall'imperatore Costanzo, desideroso di avere nella città imperiale le reliquie dell'apostolo per vantare su Roma un titolo di onore. La liturgia bizantina infatti attribuì all'apostolo l'appellativo di Protocleto, cioè chiamato per primo, e facendo leva su una leggenda lo indicò come primo vescovo di Bisanzio. Nel secolo XIII le reliquie di Sant'Andrea furono trasferite ad Amalfi, mentre la testa fu portata a Roma in San Pietro, dove rimase sino a quando Paolo VI la riconsegnò al patriarca ortodosso di Atene, come gesto di buona volontà sulla strada dell'ecumenismo. Andrea è stato il primo chiamato, lui era insieme a suo fratello Pietro, era intento a lavorare quando passò Gesù e disse loro, sto citando il Vangelo di Matteo, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Lui lascia e va. Pescatori di uomini, lui era pescatore di pesce. E mi viene da chiedere a te che ascolti, tu per cosa lavori? Per cos'è che stai dedicando tutto il tempo della tua vita, tutto questo tempo che stai magari fuori di casa, fuori lontano dalla famiglia, per cosa lavori? Andrea a un certo punto ha iniziato a lavorare per gli uomini e la notizia è un po' questa, quando si lavora per gli uomini inizia un cammino nuovo, un cammino che ha una seconda finalità, quindi qualsiasi cosa tu faccia, che sia anche la più banale o forse anche la più screditata agli occhi del mondo, se lo fai per gli uomini, o meglio, se trovi la maniera di non farlo per soldi, di non farlo perché è necessario, ma farlo perché riesci a utilizzare quell'attività per il bene di qualcun altro, credo che hai iniziato a fare centro nella vita. Allora, affinché ognuno di noi riesca, perché non è semplice, riuscire a trovare nel proprio lavoro come, invece di fare quello che fa senza magari anche motivo, iniziare a farlo e cercare di sfruttarlo per fare del bene agli altri, credo abbia, ecco, centrato l'obiettivo della vita, almeno di quel tempo. E affinché ognuno possa riuscire appunto a fare questo, noi ci mettiamo alla intercessione di Sant'Andrea e lo preghiamo. Sant'Andrea Apostolo, prega per noi.